Al Mobile World Congress di Barcellona, il primo giorno dopo la buffata di lanci che abbiamo fatto ieri e che ci hanno portato prodotti molto interessanti. Andremo a scoprire nel corso delle prossime ore, dei prossimi giorni, tutto quello che è arrivato da Barcellona proprio in queste ore, a partire dal primo prodotto nelle mie mani, ovvero LG G6. Questo è veramente un oggetto molto interessante. Arriverà in Italia un po' più avanti, probabilmente nel mese di aprile. Il prezzo, che non è ancora stato dichiarato ufficialmente, sarà molto probabilmente di 749 euro, e la caratteristica fondamentale da notare è quella della proporzione dello schermo, uno schermo da 18 noni con una diagonale da 5,7 pollici. Questa è la caratteristica fondamentale che balza subito all'occhio. Altra caratteristica che viene subito insomma proprio all'occhio rispetto ai modelli precedenti è il fatto che ci sia una batteria non rimovibile, mentre la batteria rimovibile era stato uno degli elementi sempre anche di comunicazione di LG negli anni scorsi. Viene confermata invece quella che ormai è la tradizione di LG del sensore dell'impronta digitale sulla parte posteriore del telefono, e anche quella della doppia fotocamera. La doppia fotocamera con uno dei due sensori grandangolari, lo si vede anche la differenza tra le due ottiche, si vede molto chiaramente guardando il telefono, che è anche abbinato ad un flash a due toni. Rispetto allo scorso anno il cambiamento è dato dall'adozione di un sensore a 13 megapixel anche per la fotocamera con ottica grandangolare. Tornando al display frontale, questo è un elemento importante. Intanto vediamo il cosiddetto active display, quindi il display che rimane comunque acceso con le informazioni fondamentali, come succedeva anche su LG G5. All'interno del telefono invece un'interfaccia leggermente modificata rispetto a quello che abbiamo visto negli anni scorsi, molto più vicina tra l'altro anche a quello che è l'aspetto stock di Android nelle sue varie configurazioni grafiche. Altro dettaglio da sottolineare di LG G6 è la disponibilità con la pressione, vedete, nella parte centrale. Adesso noi siamo offline, ma la disponibilità del Google Assistant, che sarà disponibile nei paesi dove il servizio sarà già presente. Al momento Google Assistant è disponibile solo in lingua inglese, probabilmente prestissimo tra l'altro anche in tedesco. In italiano non sappiamo ancora quando sarà disponibile in altri paesi. Però c'è un dettaglio importante riguardo Google Assistant: basta configurare il vostro telefono con la lingua inglese, per qualcuno potrebbe non essere un problema, per avere immediatamente disponibile questa opzione anche da noi. Altro dettaglio riguarda proprio la qualità del display. Abbiamo detto 18 noni di proporzione, ma non solo, anche lo standard HDR per quanto riguarda la riproduzione delle immagini, e quindi la gestione anche del colore, particolarmente sofisticato. Entreremo nei dettagli poi tecnici quando vedremo il telefono per le prove nei prossimi giorni. Vorrei intanto mostrarvi anche una comparazione velocissima con il telefono dello scorso anno. Il display da 5,5 è passato a 5,7 pollici, ma vedete che la superficie del telefono globale praticamente rimane la stessa, leggermente più spesso, molto più stretto invece, e comunque una disponibilità e una maneggevolezza molto più elevata. Abbiamo detto, nei prossimi giorni poi vedremo il G6 più da vicino, entreremo in tutti i dettagli, perché ci andremo a spaccare il cappello sui core, i beat e tutto quello che insomma a molti di voi piace tanto. Intanto le mie prime impressioni, soprattutto a livello di costruzione, sono molto positive. 749 euro è un prezzo molto impegnativo, ma LG avrà sicuramente le sue ragioni. Ci ritroviamo da Barcellona più tardi. Ciao! We'll be right back.